Buongiorno a tutti, benvenuto al ristorante. Buon pomeriggio. Siamo qui per dare inizio alla cerimonia del Best Paper Award del Dipartimento di Chirons. Per noi è veramente un grande onore, una festa oggi, come ho scritto nel messaggio a tutti i nostri componenti del Dipartimento, non soltanto ecco, per la componente docente, ma soprattutto per tutti gli specializzandi e tutti i dottorandi che stanno partecipando. È una festa per tanti motivi. Il primo è perché abbiamo il nostro magnifico rettore in diretta e quindi in questo momento cedo a lui la parola e verrà riaperto il microfono. È il nostro primo Teams Live e quindi per noi è una duplice festa perché questo dipartimento è già pronto a fare in diretta tantissime, tantissime cose. Vai Fabrizio, aspettiamo il tuo indirizzo di saluto. Allora, intanto grazie per avermi invitato a partecipare. Io credo che noi in questi anni abbiamo fatto una serie di passi avanti. Sicuramente sono stati molti i passi avanti sulla didattica, sulla nostra capacità di attirare gli studenti. Abbiamo fatto molti passi avanti sull'internazionalizzazione, abbiamo fatto molti passi avanti sulla terza missione, sulla presenza sul territorio. Abbiamo cercato di fare dei passi avanti anche sul fronte della ricerca, devo dire in alcune occasioni partendo anche da situazioni oggettivamente non semplicissime. Se andiamo a guardare il modo in cui per esempio abbiamo partecipato alla PQR 11-14, io ricordo perfettamente quei giorni di febbraio-marzo 2016 nei quali un po' andavamo inseguendo i papers da selezionare per presentarli appunto per la VQR 11-14. C'è stato uno sforzo importante di ricerca di questi lavori, di selezione di questi lavori e di caricamento di questi lavori. E devo dire che negli anni la sensibilità nei confronti di questi aspetti mi sembra che sia cresciuta, che si sia rafforzata, che anche alcuni dipartimenti, anche all'interno dei loro piani strategici, hanno compreso quanto fosse necessario e improcrastinabile una maggiore attenzione sulla ricerca e sul caricamento appunto dei prodotti sulla piattaforma Iris per i successivi esercizi della PQR. Forse per certi versi anche il tanto vituperato strumento dei dipartimenti di eccellenza e il risultato che in effetti fu non tanto buono, diciamo, sui dipartimenti di eccellenza, ha spinto i dipartimenti a valorizzare sempre di più gli aspetti legati alla ricerca. E questo anche, mi fa piacere dirlo, nei dipartimenti di medicina, in particolare al Dichirons, dove naturalmente diciamo l'attenzione, come sappiamo, è molte volte anche rivolta, ovviamente, giustamente, agli aspetti assistenziali che magari in alcuni casi lasciano un po' meno spazio per lo sforzo legato alla ricerca. Ecco, la sensibilità è cresciuta, i dipartimenti sono più attenti a queste dinamiche, i dipartimenti sanno che si confronteranno e che l'Ateneo si confronterà con gli altri Atenei anche sul fronte della ricerca. E allora bisogna evidentemente avere degli strumenti per rafforzare questa convinzione. E uno degli strumenti è certamente quello di provare a dare degli awards, dei premi rivolti naturalmente alla ricerca, che è sempre un tema delicato, un tema per certi versi anche talora scivoloso, perché quando un dipartimento dà dei premi diciamo anche economici sugli aspetti diciamo legati appunto alla ricerca, è chiaro che poi dopo il direttore in qualche modo si attira una discreta quantità di problemi e di remore e in certi casi di critiche. Allora io credo che invece sia uno strumento importante, credo che sia stato estremamente positivo che voi l'abbiate fatto, ho visto che avete utilizzato diciamo degli strumenti di selezione molto accurati, di fatto ho visto che anche i verbali sono quasi conformati secondo i verbali per
un concorso di ricercatore, quindi sostanzialmente diciamo sono dei verbali molto attenti, molto accurati. E ne sono venute fuori, diciamo, delle nomination e poi dei premiati, che in sostanza vedo, per quello che ne posso capire, però dando uno sguardo, diciamo, alla qualità di un lavoro, anche se non si è di quel settore, tutto sommato ormai dopo tanti anni di esperienza, diciamo, si riesce a percepire, credo che ne sia venuta fuori una selezione davvero di livello. Una selezione di papers e quindi appunto di ricerche che sono solide da un punto di vista scientifico, che sono ben presentate, perché anche quello, diciamo, in una pubblicazione evidentemente poi dopo entra in gioco ed è importante. Credo che sia stato un esercizio di valutazione fatto bene, quindi è un bellissimo esempio, davvero costituisce una buona pratica, una di quelle good practice o best practice che dobbiamo cercare di diffondere, di disseminare anche all'interno degli altri dipartimenti, e credo che sia stata veramente una bella esperienza. Vedo che ci sono giovani di valore, ci sono, d'altra parte insomma alcuni di loro già li conosciamo, ci sono giovani di valore, ci sono delle attività di ricerca ongoing che sono veramente molto pregiate. Allora io sono davvero contento, perché credo che il direttore, la professoressa Campisi, abbia colto molto bene lo spirito che ci anima, cioè quello di una crescita progressiva su tutti gli aspetti, su tutte le mission dell'università e quindi sulla mission, diciamo, che caratterizza gli aspetti della ricerca. È stata ben compresa, è stata ben valorizzata, è stato un buon esercizio con un approccio solido, un approccio concreto, oggettivo e assolutamente rigoroso. Quindi sono contento, mi compiaccio con Giuseppina, mi compiaccio con tutti quanti i colleghi, con i colleghi che sono stati coinvolti naturalmente nell'organizzazione e che sono stati coinvolti anche nella commissione e nella giuria, che si è presa una responsabilità importante, perché evidentemente diciamo, fare una cosa di questo tipo in un contesto non particolarmente ampio, cioè un divertimento è sempre numeroso, ma non è enorme, è sempre un circolo tutto sommato limitato da un punto di vista numerico, quindi ancora maggiore responsabilità e ancora maggiore impegno. Però è andata bene, io sono contento, mi complimento con tutti quanti voi, ovviamente mi complimento con i premiati, e davvero i risultati già ne abbiamo provato a pubblicizzarlo sul portale, ma naturalmente una volta che poi dopo questa cosa, questo evento si sarà completato, ne daremo ulteriormente comunicazione, perché questa è una bella tappa in un percorso di crescita, diciamo, che in questi anni abbiamo cercato di compiere tutti insieme. Quindi bravi, bravi davvero, grazie per quello che state facendo e per quello che avete fatto. Buon lavoro. Limitato da un punto di vista numerico, quindi ancora maggiore responsabilità. E ci vedremo domani. Però è andata bene, io sono contento, mi complimento con tutti quanti voi, ovviamente mi con i premiati. Posso parlare? Caro Fabrizio, grazie, grazie di cuore, perché in realtà è, come dire, è stata poi la strategia dell'Ateneo che ci ha, tra virgolette, insegnato a guardarci dentro, a valutarci sia nelle nostre debolezze ma nei nostri potenziali punti di forza. E i punti di forza sono in realtà quelli dettati anche dal buon reclutamento e dalla spinta che dobbiamo dare a tutti i nostri giovani, spingerli a lavorare verso, come dire, quelli che sono poi gli standard di qualità che gli permetteranno anche di fare rete al di fuori del dipartimento, fare rete in Italia e fare rete in Europa. Quindi questa per noi è la seconda festa di dipartimento, la prima, se ti ricordi, l'anno scorso è stata dedicata agli specializzandi, quest'anno in realtà ai ricercatori in erba. Ricercatori in erba che in realtà ci hanno dimostrato nel giro di quest'anno che almeno 3 su 4 hanno fatto già tantissimi passi, perché ce li ritroviamo già in RTDB o professori associati, quindi li abbiamo lasciati dottori di ricerca o RTDA, e quindi anche la quarta, la dottoressa Veschi, quindi appartiene a questo gruppo, perché è appena diventata ricercatore di tipo A e già vince il suo primo Best Paper Awards.
Quindi poi ovviamente oltre al titolo avranno anche un premio in denaro che gli permetterà ulteriormente o di viaggiare o comunque di fare ricerca, di comprare qualcosa che gli possa servire per la prossima loro ricerca. Il mio è un grazie incondizionato a tutti i componenti della commissione, che sono i 4 professori ordinari della giunta, coordinati dal professore Russo, e come membro supplente il professore Caiozzo, sempre della giunta di dipartimento. Quindi abbiamo tentato di fare le cose fatte bene, farle serie, proprio perché in filiera corta, come dici tu, è molto più difficile poi valutare gli allievi del tuo stesso dipartimento. Sono stati 15 i ragazzi che hanno partecipato. Prego l'ingegnere Misuraca di inviare il PowerPoint. Oltre a questi 15 che hanno partecipato al Best Paper Awards, io vorrei oggi complimentarmi con 2 dottorandi che sono arrivati sul podio della competizione del Contamination Lab. Sono 2 dottorandi che appartengono al progetto PON-MUR per il dottorato industriale, e che ci hanno, come dire, anche dato questa ulteriore visibilità di dipartimento. Sono Denis Murgia e Giuseppe Angelotti. Quindi al nostro dottorato, quindi anche una sezione che riguarda i rapporti tra la chimica farmaceutica e le mucose del cavo orale, ed è la prova che se si lavora bene, sodo e in armonia, la parola armonia non l'ho detta a caso, si riesce a fare grandi cose. Adesso ovviamente iniziano le nostre diapositive, vi presento i primi 15, la numero 3 per favore, i 15 partecipanti al premio, e subito dopo i 2 dottorandi che hanno vinto sono arrivati terzi alla competizione nazionale. Quindi era un momento, ecco, per ringraziarli anche delle loro attività. Questi, come vedete, sono i 15 partecipanti al nostro Best Paper con i lavori del 2019. Il Rettore ha già detto tutto sui severissimi meccanismi anche di selezione che devono servire loro anche come sprone per il futuro, per tentare sempre di pubblicare al top. Diapositiva successiva. Ecco, questi invece sono i nostri dottorandi Angelotti e Murgia, che hanno partecipato a questo progetto del Contamination Lab, sono arrivati sul podio, quindi con questa formulazione particolare che permetterà ai bambini di assumere farmaci attraverso un banale lecca-lecca caricato ovviamente ad hoc con farmaci con il rilascio controllato, e quindi adesso passo la parola al professore Russo. Perché? Perché ovviamente condurrà lui da qui, quindi alla fine, fino a quando premieremo i 4 finalisti, perché in realtà cercheremo anche in questo evento live di dare anche il certificato di presenza. Quindi grazie a tutti coloro che stanno partecipando, così come grazie al magnifico rettore e al professore. E al professore Russo e a tutta la commissione. Adesso quindi scompaio dallo schermo e cedo la sedia. Buongiorno a tutti, in particolare saluto al magnifico. Io farò, innanzitutto volevo ringraziare la professoressa Campisi, il nostro direttore, che ha voluto istituire questo premio, che è un premio importante perché ci permette anche la condivisione un po' di tutte le ricerche che vengono effettuate presso il nostro dipartimento. Sono molte di queste, la maggior parte sono tutte ricerche originali, e da qua si vede anche come dire, che c'è possiamo dare una grande visibilità a tutti i nostri giovani. Inoltre c'è anche, dimostra una grande vivacità dal punto di vista intellettuale. Io vorrei fare una rapida carrellata di tutti i partecipanti a questo premio, illustrando rapidamente quelli che sono i lavori presentati, facendo un accenno a ognuno di questi lavori presentati.
Il primo lavoro è quello di Andrea Corteggiani, che è un ricercatore di tipo B del gruppo del professore Giarratano, ha presentato un articolo originale di Area Clinica su un'analisi post hoc di un grande lavoro multicentrico internazionale di tipo osservazionale prospettico che valutava le complicanze intraoperatorie polmonari in seguito a chirurgia di tipo notturno. È stato pubblicato su una prestigiosa rivista di fascia Kuhn e il suo contributo è come primo autore. Dimenticavo di dirvi che la commissione che avete visto, di cui ha già parlato la professoressa Canfisi, ha tenuto come criterio la congruenza per il settore, la qualità della rivista in rapporto ai quartili, l'apporto individuale, l'originalità e anche l'innovatività. Abbiamo avuto anche un componente aggiuntivo che è il professore Caiozzo, che perché componente aggiuntivo? Perché abbiamo fatto in modo che sostituiva i vari componenti della commissione che potevano avere conflitto di interesse per i vari candidati che si presentavano per il premio. Andiamo avanti. Marta Cristaldi, avanti. È un dottore di ricerca del gruppo della professoressa Campisi, ha presentato una review di Area Clinica sui biomarcatori salivari per la diagnosi e follow-up dei tumori squamosi del cavo orale, pubblicata su una rivista di fascia Q2 con un contributo come primo autore. Andiamo avanti. Giuseppe Damiano, assegnista di ricerca del gruppo del professore Lo Monte, ha presentato un case report su una tecnica chirurgica usata per riparare ernie dopo trapianto di reno. È stata pubblicata su una rivista indicizzata con contributo come primo autore. Avanti. Simone Di Franco, ricercatore di tipo A del gruppo del professore Stassi, ha presentato un articolo originale di preclinica che tratta del ruolo della metilazione come predittore di stabilità microsatellitare in 8 linee di carcinoma colorettale stem cells, pubblicato su una rivista di fascia Kuhn con contributo come primo autore. Avanti. Antonio Galvano, ricercatore di tipo B del mio gruppo di ricerca, ha presentato un articolo originale di preclinica che valuta il ruolo predittivo della biopsia liquida in pazienti affetti da non small cell lung cancer avanzato e sottoposti a immunoterapia, pubblicato su una rivista di fascia Q1 con contributo come co-first autore. Avanti. Leo Ligari, dottorando di ricerca del gruppo del professore Gulotte e del professore Salomone, ha presentato un lavoro originale circa il ruolo della chirurgia dell'ernia sul miglioramento di alcuni outcome clinici legati alla qualità della vita dei pazienti, pubblicato su una rivista di fascia Q2 con contributo come primo autore. Rodolfo Mauceri, ricercatore di tipo A del gruppo della professoressa Campisi, ha presentato un case report molto interessante su osteonecrosi mascellare da lenalidomide in un nuovo TKI usato in oncologia per il trattamento degli epatocarcinomi dei tumori della tiroide, pubblicato su una rivista di fascia Q2 con contributo come primo autore. Denise Murgia, dottoranda di ricerca del gruppo della professoressa De Caro, ha presentato una review di Area Clinica sul ruolo del resveratrolo nella rigenerazione ossea, pubblicato su una rivista Q2 con contributo come primo autore. Vincenzo Palumbo, assegnista di ricerca del gruppo del professore Lo Monte, ha presentato un'esperienza monocentrica sul ruolo di una nuova tecnica chirurgica nelle fistole arterovenose eseguita su pazienti anziani, pubblicato su una rivista Q2 con contributo come primo autore. Vera Panzarella, ricercatore di tipo A del gruppo della professoressa Campisi, presenta lo stesso articolo di Cristaldi con contributo come ultimo autore. Felice Pecoraro, ricercatore di tipo B del gruppo del professor Baiardi, presenta un articolo internazionale sulla possibilità, mediante la realtà virtuale, di fare training su pazienti candidati ad intervento chirurgico di endoprotesi aortica, pubblicato su una rivista di fascia Q1 con contributo come ultimo autore. Dalila
Scaturro, ricercatore di tipo A del gruppo della professoressa Letizia Mauro, ha presentato un array sul ruolo delle cianocobalamina e di fosfolipidi sul trattamento della neuropatia, pubblicato su una rivista di fascia Q1 con contributo come primo autore. Francesca Toia, ricercatore di tipo B del gruppo della professoressa Cordova, ha presentato uno studio multicentrico in collaborazione con altri gruppi europei sulla sostituzione post-traumatica in emergenza di un dito della mano utilizzando un dito del piede, pubblicato su una rivista indicizzata con contributo dell'autrice come corresponding author. Roberta Tuchina, dottoranda di ricerca del gruppo del professore Gulotta, ha pubblicato un articolo su casistica di pazienti trattati con la procedura di Altmaier per il prolasso rettale, pubblicato su rivista indicizzata con contributo come secondo nome. Veronica Vesti, ricercatore di tipo A del gruppo del professore Stassi, ha presentato un articolo di preclinica che mira a studiare gli effetti dell'utilizzo di farmaci targeted contro la variante BMP7 di cellule di carcinoma del colon chemioresistenti, con l'impiego anche di 35 colture primarie arricchite di cellule staminali, pubblicato su una prestigiosa rivista di fascia Q1 con contributo come primo autore. Ora passiamo ai vincitori dell'area, passiamo prima del vincitore dell'area clinica e volevo dare le motivazioni che ha dato la commissione per quanto riguarda questo primo vincitore. Questo lavoro, quindi il vincitore è Andrea Corteggiani, questo lavoro originale è stato selezionato perché è l'analisi post hoc di un grande studio clinico multicentrico internazionale osservazionale prospettico, è lo studio Las Vegas, il cui obiettivo era la valutazione delle complicanze intraoperatorie polmonari, in particolare in seguito a interventi chirurgici eseguiti in notturna. L'articolo è caratterizzato dall'uso appropriato della metodologia e per la sua innovatività, dal momento che la letteratura è orfana di dati significativi su questo tema. Prego il dottore Corteggiani di illustrare il suo progetto. Grazie professore, grazie a tutti a nome di tutto il gruppo per questo riconoscimento e la possibilità di discutere brevemente questo nostro articolo del 2019 che appunto andava a valutare l'ipotesi di un'associazione tra il timing della chirurgia, nello specifico la chirurgia eseguita nelle ore notturne e l'incidenza di eventi avversi, importanti eventi avversi intraoperatori, così come le complicanze polmonari postoperatorie che in pazienti che si sottopongono all'intervento chirurgico in anestesia generale sono nettamente le più frequenti come incidenza. Avanti per favore. Come detto, abbiamo utilizzato i dati dello studio Las Vegas che fino ad oggi è il database prospettico più grande di pazienti sottoposti all'anestesia generale, pazienti tra l'altro ad alto rischio di sviluppare complicanze, dati raccolti in forma multicentrica, circa 150 centri in 26 paesi in tutto il mondo. Le definizioni che abbiamo usato ricalcano il cosiddetto cambio di tipologia di turno più frequente in tutto il mondo, vale a dire chirurgia eseguita durante le ore diurne, le cosiddette on hours, dalle 8 di mattina a circa le 8 di sera, viceversa dalle 8 di sera alle 8 di mattina, la definizione più comune per quanto riguarda la chirurgia delle ore notturne. I pazienti sono stati poco meno di 10.000, siamo intorno ai 9.900, di cui il 7% della coorte operata durante le ore notturne. E gli outcomes che siamo andati ad osservare sono appunto le complicanze intraoperatorie abbastanza gravi, quindi con un peso legato agli outcome dei pazienti abbastanza importante e definite in maniera rigida e raccolte prospetticamente, e le complicanze polmonari postoperatorie importanti come polmonite, pneumotorace, versamento pleurico e così via, che comunque hanno definizioni standard in letteratura e quindi più semplice da standardizzare. Possiamo andare avanti.
In alto a destra troviamo la tabella dei risultati cosiddetti non aggiustati, non corretti, con un'importante differenza tra i pazienti sottoposti a chirurgia nelle ore notturne versus coloro che l'hanno eseguita durante le ore diurne. Ma questo ce lo aspettavamo, perché è chiaro che chi si sottopone a chirurgia durante le ore notturne ha un grado di severità clinica, un grado di urgenza dell'attività chirurgica totalmente diverso e probabilmente anche di comorbidità basali. Quindi questi risultati non aggiustati fanno vedere come l'outcome, sia in quanto complicanze intraoperatorio che complicanze polmonari postoperatorie, degenze in ospedale e anche mortalità, sia peggiore nei pazienti operati durante le ore notturne. Abbiamo utilizzato due tipologie di metodiche di controllo dei fattori confondenti. Nella tabella a sinistra la classica regressione logistica, il numero dei pazienti ci ha permesso di controllare per numerosi fattori, comorbidità, severità, tipologia di chirurgia, elezione, urgenza, emergenza e così via. Tutto ciò ha confermato il fatto che il timing della chirurgia, cioè la fetta temporale durante il quale veniva eseguita, risulta significativamente associata all'incidenza di complicanze intraoperatorie con un odds di 1.44 rispetto appunto al daytime. Così come la stessa cosa le complicanze polmonari postoperatorie. La seconda metodica di controllo dei fattori confondenti, abbiamo creato una coorte matchata secondo il propensity score matching e anche questa tipologia di controllo dei fattori confondenti ha confermato l'associazione in maniera significativa con le percentuali qui viste nella loro differenza rispetto ai due gruppi. La forza è sicuramente nel database, un database prospettico molto grande con una validità esterna veramente importante e un'analisi che ci ha permesso sia di essere eseguita grezza così com'è, quindi senza controllo dei fattori confondenti, che con multiple correzioni proprio perché il size della corte, quindi la grandezza e il numero dei pazienti è abbastanza importante con una validità esterna importante. Questo è il primo studio che valuta questi tipi di outcome in maniera prospettica. Fino adesso questo non era stato possibile, quindi il controllo dei fattori confondenti non era stato possibile. La limitazione più grande di questo studio è che non sono stati registrati i cosiddetti fattori umani legati al team working, alla stanchezza degli operatori, all'esperienza degli operatori e così via. E probabilmente questo è il next step per la ricerca in questo setting di patient safety perioperatoria. Molto velocemente, oltre alla buona riuscita editoriale, siamo contenti di questo risultato per due motivi. Il primo è stato la risonanza nella cosiddetta stampa laica, quindi quella non di settore. Questi risultati, anche se difficilmente descrivibili a personale non addetto ai lavori, ha avuto una grande risonanza pubblica e di questo siamo veramente contenti, ma ripeto, la difficoltà di spiegare effettivamente il risultato nella sua importanza è stato anche questo abbastanza challenging da parte nostra. E poi la seconda cosa è che il panel degli autori di quell'articolo è stato chiamato dall'Associazione degli anestesisti e dei rianimatori britannici a far parte appunto del panel che ha creato questa campagna, la cosiddetta Fight Fatigue, che mira a migliorare le condizioni degli operatori e della tipologia di lavoro durante le ore notturne. È stato fatto in aeronautica proprio perché gli eventi avversi sono nettamente maggiori rispetto a quelli di giorno e quindi questo ha portato a un miglioramento delle condizioni e si è cominciato a fare dalla fine del 2019 con questa campagna, ripeto, Fight Fatigue, che durerà 10 anni e probabilmente porterà, anzi certamente porterà ulteriori spunti di ricerca per vedere se effettivamente migliorare le condizioni di lavoro e i fattori umani possa realmente azzerare quella differenza che il nostro articolo ha sottolineato. Grazie. Complimenti. Passiamo al primo classificato per quanto riguarda l'area preclinica. Per piacere la slide del lavoro. Allora, dirò quali sono state le valutazioni perché è stato premiato questo lavoro. Il lavoro è stato selezionato per l'originalità dell'argomento trattato, che vuole rispondere a un preciso bisogno clinico circa i nuovi possibili fattori predittivi di risposta ai nuovi agenti immunoterapici mediante l'uso della biopsia liquida, tecnica innovativa attualmente in sperimentazione in varie neoplasie. Il lavoro è stato eseguito nel rispetto del rigore metodologico, generando risultati significativi che, se confermati su studi randomizzati, potrebbero permettere l'impiego di un nuovo immunoscore
come parametro predittivo in pazienti da candidare a immunoterapia. Prego il dottore Galvano, può presentare i suoi dati. Buon pomeriggio a tutti. Prima di cominciare, permettetemi di ringraziare il Dipartimento per questa importante iniziativa e il Comitato Scientifico per aver selezionato questo articolo che, come già accennato, interessa appunto il ruolo dell'immunoterapia, in particolare nei tumori polmonari. Ora è indubbio come l'immunoterapia rappresenti in ambito oncologico la principale innovazione in campo terapeutico che ha portato dei miglioramenti netti in ambito di prognosi per quanto riguarda i pazienti affetti soprattutto da melanoma e da tumore polmonare avanzato. Se dovessimo però trovare un limite all'impiego di questa terapia, appunto, è l'assenza di fattori predittivi robusti, cioè selezionati con rigore metodologico, tali da permetterci non soltanto di selezionare i migliori pazienti candidati a questa terapia, ma anche di poter permettere di selezionare quei pazienti che hanno delle progressioni anticipate di malattia, per evitare appunto di somministrare a questi ultimi dei trattamenti inefficaci ma potenzialmente gravati da eventi avversi. Avanti. Proprio per cercare di rispondere a questo quesito, abbiamo valutato nei 45 pazienti affetti da tumore del polmone avanzato, non small cell lung cancer, negativo per quanto riguarda le mutazioni dei principali oncogene driver e per tali motivi appunto trattati in prima linea con trattamento standard a base di platino. Successivamente questi pazienti in seconda e terza linea sono stati trattati appunto con immunoterapia, previa però l'utilizzo della biopsia liquida al fine appunto di ricercare eventuali fattori predittivi legati per esempio al DNA libero circolante di derivazione tumorale o ai linfociti, ai neutrofili, costituenti il cosiddetto rapporto linfociti-neutrofili, che la letteratura ci suggerisce essere appunto un importante fattore flogistico legato alla progressione e alla proliferazione tumorale, cercando appunto di selezionare quelli che sono i pazienti migliori da candidare a questo tipo di approccio. Cioè, dire come la biopsia liquida sia assolutamente un tema importante per quanto riguarda il nostro gruppo di ricerca, che è un po' un pioniere di questa tematica, dal momento che il gruppo di ricerca coordinato dal professore Russo ha pubblicato i primi lavori nei primi anni 2000 su prestigiose riviste, quali per esempio GATT e Annals of Oncology. Avanti. Queste erano appunto le caratteristiche che interessavano i nostri pazienti. Come vedete, erano delle caratteristiche abbastanza bilanciate tra i gruppi, gruppi appunto di pazienti che erano stati trattati in seconda linea o in linee successive appunto alla seconda con l'immunoterapia. Queste sono state utilizzate appunto per le nostre analisi univariate e di regressione multivariata, appunto al fine di valutarne appunto il senso di fattore prognostico indipendente. Avanti. Per quanto riguarda i risultati, come avete appunto da queste curve, è facile intuire come pazienti che dopo appunto 4 cicli di immunoterapia mostrassero rispetto al basale un incremento superiore al 20% in termini di DNA libero circolante, avessero un tempo alla progressione più breve, oltre che un overall survival, quindi una mortalità più precoce, rispetto invece a pazienti che avevano un incremento minore di DNA libero circolante appunto in corso di trattamento. Avanti. La stessa cosa è stata evidenziata appunto valutando invece il rapporto neutrofili-linfociti, che appunto era in grado di stratificare allo stesso modo i pazienti appunto sottoposti a immunoterapia con nivolumab, con appunto un miglioramento in termini di time to progression o di overall survival per pazienti che manifestavano una riduzione inferiore appunto in termini di neutrofili to lymphocyte ratio. Avanti. Il dato più interessante è che combinando questi due parametri tra di loro, questa combinazione che dava luogo quindi a 4 coorti di pazienti permetteva di stratificare bene pazienti appunto good responder rispetto a pazienti poor responder, che guarda caso erano quei pazienti che avevano una riduzione, un aumento superiore al 20% sia in termini di DNA libero circolante sia in termini appunto di aumento del rapporto neutrofili linfociti. E questo è estremamente importante perché ci ha permesso in qualche maniera di disegnare un ipotetico immunoscore. Avanti. Naturalmente, diciamo questo indietro,
Naturalmente questo studio presenta delle limitazioni legate al disegno retrospettivo, chiaramente, e sullo scarso campione, ma ci fornisce, a mio giudizio, un importante razionale di impiego di questo immunoscore su studi randomizzati prospettici che, laddove appunto validassero questi risultati su una più ampia coorte di pazienti, permetterebbero l'impiego di questo immunoscore nella corrente pratica clinica, come già appunto fatto per altri score presenti in letteratura. Con questo vi ringrazio appunto per l'attenzione, permettetemi però di ringraziare tutto il team di ricerca del professore Russo, fatto dai nostri medici e dai nostri biologi, e in particolare il dottore Passia, con cui ho condiviso la stesura di questo lavoro. Vi ringrazio. Grazie. Passiamo al secondo classificato, sempre dell'area clinica, e ora diciamo, gli dico qual è stato il criterio per cui abbiamo selezionato questo lavoro. Il secondo classificato è Felice Pecoraro. Il lavoro del candidato è stato selezionato per il tema altamente innovativo trattato, che riguarda l'impiego di una piattaforma virtuale in grado di permettere in poco tempo lo studio del paziente candidato ad endoprotesi prima del suo ingresso in sala, al fine di scegliere la migliore strategia per eseguire la riparazione. Il lavoro è frutto di una collaborazione internazionale di cui il candidato è senior author e che si caratterizza per l'originalità e la rilevanza che questa tecnica potrebbe avere laddove i risultati fossero confermati da casistiche più ampie. Prego il dottore Pecoraro di illustrare il suo lavoro. Buon pomeriggio. Anzitutto desideravo salutare le autorità ed esprimere la mia soddisfazione alla partecipazione di questo Best Paper Awards. Andiamo indietro, per favore. Ancora indietro. Okay. E quindi riportare un'esperienza preliminare di fattibilità di rehearsal, cioè di simulazione patient specific, cioè basata sul paziente, prima di un trattamento endovascolare per aneurisma dell'aorta addominale rotto. I vantaggi dell'approccio endovascolare negli aneurismi rotti dell'aorta addominale è risaputo che sono molteplici, sia nel breve termine, sia nel lungo termine, ma anche per quanto riguarda i costi. Per questo anche noi, nel nostro policlinico, adottiamo questo approccio nella quasi totalità dei pazienti, e questo è dimostrato dal trend nel corso degli ultimi anni, appunto, che dimostra, rileva, che questo approccio può essere utilizzato in quasi la totalità dei pazienti. Questo studio preliminare di fattibilità su patient specific, appunto, abbiamo avuto l'onore di coordinare dal nostro dipartimento, quindi ha coinvolto sia centri europei che nordamericani, è consistito nel realizzare, quindi attraverso software dedicati, una simulazione per il trattamento di aneurisma rotto dell'aorta addominale. Naturalmente il workup in una situazione di emergenza, qual è l'aneurisma dell'aorta, indietro per favore, indietro. Naturalmente il workup necessario per il trattamento di un aneurisma rotto dell'aorta addominale è piuttosto complesso, in quanto tutti noi sappiamo che l'aneurisma rotto è un'urgenza vera, non differibile, e che quindi va affrontata nel più breve tempo possibile, perché la mortalità e la morbilità di questa condizione dipendono dal tempo intercorso, appunto, dalla rottura dell'aneurisma al trattamento. Inserire in questo contesto quindi un rehearsal, cioè una simulazione parallela, è piuttosto complesso, e questo è il motivo per cui questo studio è stato svolto nel centro di Zurigo. Avanti. Lo scopo di eseguire una simulazione prima di un trattamento reale è sostanzialmente quello di andare ad analizzare tutti i fattori che sono quindi tipici di ogni paziente, quindi questo è il motivo per cui deve essere patient specific, e quindi andare ad eliminare
tutte quelle variabili e quindi andare sostanzialmente a ridurre gli errori tecnici medici che si stima sono una delle principali cause di mortalità in questo setting nel, nei paesi occidentalizzati. Quindi abbiamo inserito parallelamente al workout naturale che viene applicato in questo genere di pazienti un momento diciamo di simulazione che quindi non ha interferito con la normale con il normale management di questi pazienti che presentano aneurismi rotti dell'aorta addominale. La simulazione sostanzialmente è andata ad analizzare quale poteva essere il miglior lato di introduzione, la migliore strategia di rilascio e anche diciamo, l'effetto che questa endoprotesi ha in corrispondenza delle landing zone prossimale e distale. A questo è seguito poi l'impianto reale, quindi sul paziente vero, come possiamo vedere a destra. Avanti. Ok, fermo. E questo, i risultati che abbiamo ottenuto sono che non vi sono differenze significative, non vi sono state differenze statisticamente significative tra il rehearsal, cioè la simulazione, il piano suggerito dalla simulazione e poi quello che abbiamo eseguito nel real life. L'unica differenza è stata rilevata in corrispondenza, diciamo, sull'outcome della lunghezza appunto dell'aneurisma, della patologia. E soprattutto il rehearsal, cioè la simulazione, non ha determinato un allungamento dei tempi per quanto riguarda l'inizio dell'operazione. Quindi, in conclusione, il rehearsal è stato fattibile senza appunto determinare un incremento, del, un ritardo nei tempi, quando, perché? Perché questo rehearsal è stato eseguito parallelamente all'approccio standard, cioè al workout della, del tradizionale. Il rehearsal ha sicuramente ottimizzato l'accuratezza per quanto riguarda la selezione dell'endograft e anche l'orientamento delle, dell'endograft. E questo è l'utilizzo del rehearsal, dovrebbe essere, potrebbe essere potenzialmente capace di ridurre gli errori che si manifestano durante il, le procedure di planning, che vengono naturalmente eseguite in un momento di emergenza, di urgenza, quindi in pochi minuti, ottimizzare la strategia operatoria e ridurre il numero delle componenti di stent graft che noi andiamo a impiantare e quindi indirettamente ridurre i costi. E vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. Passiamo ora al secondo classificato per quanto riguarda l'area preclinica, è la dottoressa Veronica Veschi, che ha pubblicato sulla prestigiosa rivista Oncogene. Vediamo quali sono stati i criteri adottati dalla Commissione anche in questo caso. Questo lavoro è stato selezionato perché pone degli importanti risvolti originali, traslazionali, sul tema del superamento della chemioresistenza nel tumore colorettale avanzato. In particolare il forte razionale biologico sperimentato con l'uso appropriato della metodologia su colture cellulari di carcinoma colorettale ha dato poi esito in modelli murini dove è stata verificata la risposta a specifici agenti antineoplastici a bersaglio molecolare rivolti nei confronti della variante 7 della proteina BMP in grado di influenzare crescita e differenziamento cellulare. Prego. Allora, anzitutto grazie per l'opportunità di presentare il nostro lavoro in questa prima edizione del Best Paper Award del nostro dipartimento. Come già accennato, il nostro lavoro si è focalizzato sull'individuazione di questa variante di BMP7, una molecola più elevata solubilità e stabilità, nella possibilità di targettare la popolazione più resistente appunto del colorectal cancer. Avanti, per favore. Dunque, nel colorectal cancer avanzato e metastatico, purtroppo sappiamo tutti che appunto le terapie attuali sono inefficaci, quindi nuovi approcci strategici sono stati quelli di individuare target therapy come l'uso di inibitori biologici quali quelli della pietrechinasi e no, ancora indietro.
Ok, e terapie di differenziamento cellulare, infatti differenziare questa subset di cellule staminali tumorali più aggressive permette di renderle molto più sensibili al trattamento con chemioterapici convenzionali. Avanti. E noi proprio in questa terapia differenziativa ci siamo focalizzati andando a identificare una variante con aumentata stabilità e solubilità della BMP7. Ma cosa sono le BMP? Le BMP sono proteine morfogenetiche ossee che sono normalmente coinvolte nella promozione del rimodellamento del tessuto osseo e cartilagineo e infatti sono state già approvate dalla Food and Drug Administration per l'uso in clinica per il trattamento per osteoporosi, necrosi ossee e fratture ossee. È interessante notare come nel colon, nella mucosa sana del colon, come potete vedere, le BMP regolano un gradiente di differenziamento cellulare, infatti la loro espressione è notevolmente più elevata all'apice della cripta rispetto alla base, dove sono presenti i loro inibitori fisiologici. Inoltre alla base c'è il compartimento delle cellule staminali della cripta che a seguito di mutazioni somatiche o di alterazioni epigenetiche possono dare origine alla popolazione delle cancer stem cell, quindi delle cellule staminali tumorali, le quali possono essere metastageniche oppure no, quindi possono essere in grado di dare metastasi a distanza. E noi, avanti per favore. E noi proprio in questa popolazione più aggressiva ci siamo focalizzati, abbiamo cercato di trovare un tallone d'Achille che interrompesse lo scudo protettivo di questa popolazione così aggressiva. Tramite che cosa? Tramite la combinazione di questa BMP7B insieme alla terapia target che era quella appunto dell'inibitore di pietrechinasi. Come vedete dalla slide i risultati sono abbastanza eclatanti perché in modelli di xenograft in vivo siamo riusciti appunto a ridurre già con il solo trattamento della BMP7B da solo, ma soprattutto la combinazione col pietrechinasi inibitor, le metastasi a distanza e indurre morte cellulare programmata delle cellule più aggressive. Avanti per favore. E dunque, secondo il nostro modello, l'amministrazione sistemica di questa variante di BMP7B può veramente targettare la popolazione delle cellule più chemioresistenti del colon rettal cancer e in particolar modo alla base della cripta è in grado di riprogrammare le cellule staminali tumorali che hanno questo marcatore che è il CD44Q6, che è un marcatore proprio delle cellule staminali tumorali più metastatiche, che è stato individuato proprio dal gruppo del professor Stassi, è in grado di riprogrammarle a V6- e quindi a meno aggressive. Inoltre questa variante di BMP7B non è in vivo inibita dai suoi fisiologici inibitori antagonisti BMP inibitor. E infine la combinazione terapeutica con i pietrechinasi inibitor è in grado di portare a morte proprio di indurre l'apoptosi e la morte cellulare programmata proprio nel comparto cellulare più aggressivo. Avanti per favore. Sì? Ok. Quindi in conclusione BMP7 potenzia proprio gli effetti della terapia standard sia in cellule staminali tumorali derivate appunto da pazienti affetti da carcinoma del colon retto avanzato, sia naive sia chemoresistenti. Infatti, come ha accennato il professor Russo, noi abbiamo utilizzato più di 35 linee colture cellulari derivanti da questi pazienti, alcune delle quali, 4 in particolare, derivavano da pazienti che avevano avuto metastasi al fegato ed erano state resistenti appunto dopo trattamento chemioterapico. Inoltre, dati che non ho mostrato per dovere di per impossibilità di tempo, BMP7B induce anche un effetto antiangiogenetico negli animali d'esperimento e insieme ai pietrechinasi inhibitor riduce la capacità di dare metastasi di queste cellule. Vorrei spendere veramente pochissimi secondi per ringraziare sicuramente il nostro dipartimento, il Digirons, per ringraziare l'AIRC che ha finanziato il nostro progetto, per ringraziare il PONAIM che mi ha sostenuto in qualità di ricercatore di tipo A e l'Iberser che è una company americana che ci ha finanziato per 3 anni questo progetto individuando la BMP7B e ha mostrato l'interesse di portarla anche in clinica. E ultimo ma non meno importante, il laboratorio di fisiopatologia cellulare e molecolare diretto dal professor
diretto dal professor Giorgio Stassi, il quale mi ha accolto dopo un lungo percorso da Roma, in cui ero allieva del suo stesso maestro, il professor Alberto Colino, passando per l'America all'NIH fino a qua. Grazie, vi ringrazio. Momentaneamente assente la professoressa Campisi, direttore di dipartimento, colgo l'occasione di complimentarvi con tutti i candidati e con i vincitori. Avremmo voluto metterci in contatto con il professore Stassi e con il professore Giarratano, il professore Baiardi, ma mi dicono che sia improbabile il collegamento in quanto loro non sono relatori previsti e quindi tecnicamente la cosa è stata prevista diversamente. Ho detto giusto, tecnicamente sono stato all'altezza. No, per i premi aspettiamo la professoressa Campisi che mancherà qualche... Sta intervenendo al Senato, quindi non lo sapevo. Quindi colgo l'occasione ancora, quindi sono ancora più contento di questa assenza perché avrò il piacere di dare un diploma che evidenzia appunto questa vincita, questo traguardo raggiunto. E dicevo poc'anzi ai candidati e quindi ai vincitori che loro si stanno dimostrando dei ricercatori molto più potenti, molto più bravi, molto più capaci, malleabili rispetto a quanto è stata la mia generazione per vari motivi. Oggi c'è più spinta, c'è più competizione ed è giusto che sia così. C'è il mondo che compete, non è più l'università o l'università vicina all'altra, quindi sono veramente molto contento e ripeto, siete molto meritevoli di questo premio. Quindi consegno al dottore Corteggiani il suo bel certificato, grazie. Lo consegno al dottore Galvano, molto compiaciuto. Anche per la vicinanza, per cui vedo appunto ogni giorno lo vedo molto impegnato, è la vittima del professore Russo, il dottore Pecoraro. Grazie. E la dottoressa Leschi. Complimenti. Possiamo chiudere la. Il dottore non è collegato, il dottore mi pare. Grazie. Grazie. Fortuna.